Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto. Se i contenuti sono di vostro gradimento, ovviamente gradita la spollicciata. Oggi parliamo di addominali obliqui, ossia quei muscoli che tanti ambiscono ad avere belli tonici, ma soprattutto scolpiti, no? Che sono la parte laterale dell'addome, principalmente costituiti dall'obliquo interno e obliquo esterno. Ovviamente per alcuni movimenti intervengono in associazione al retto dell'addome, però possiamo andare ad enfatizzare il loro lavoro attraverso esercizi specifici di rotazioni, perché intervengono molto nella rotazione, nell'inclinazione laterale o nell'andare a stabilizzare alcune posizioni. Ecco, mi avete chiesto quali sono gli esercizi che a me piacciono di più e che vanno a inserire di più anche negli allenamenti. Allora, diciamo che già quando vi fate esercizi basici gli obliqui intervengono, però se praticate qualche sport, volete enfatizzare il lavoro su questa regione del corpo, gli esercizi che tendo a consigliarvi sono un paio. Possono essere esercizi più facili e via via esercizi anche più difficili, ma oggi parliamo con esercizi facili che possono poi, ecco, ricordatevi questo: gli esercizi semplici da mettere in pratica, gli esercizi facili sono sempre quelli da andare a prediligere. A volte vedo persone che si inventano degli esercizi stranissimi, difficili e complessi da mettere in pratica. Ecco, non fate, magari li potete fare una volta tanto per provarli, ma sono quelli che poi vi fanno rischiare anche di più da un punto di vista di infortunio. Quindi il mondo dell'allenamento, a parer mio, è semplice. Partiamo dalle basi, praticate gli esercizi basici, al massimo andate a intensificarli con minor recupero, più ripetizioni, più serie o andando ad aggiungere una zavorra. L'esercizio secondo me basico, e che rientra poi anche un esercizio di calisthenics, è senza ombra di dubbio il side plank. Vedo a volte fare side plank in mille forme strane, ma quello che veramente dovrebbe rientrare nella base di tantissime persone che si allenano è il classico side plank. Se siete agli inizi o comunque avete già anche un buon livello di forma fisica, si può introdurre un side plank dinamico in questo modo. Se siete diciamo già a un buon livello, potete zavorrarlo, potete tenere un disco in mano o mettere un manubrio sul fianco e farlo in questa maniera. Vi assicuro che questo movimento è ottimo per andare a potenziare la regione obliqua, ma ancor più, visto che comunque gli obliqui tante volte intervengono per stabilizzare determinate posizioni, va benissimo lavorare anche in modalità statica. Contraete i glutei, siete in spinta e con la scapola comunque depressa e vi mantenete la posizione. Potete tenere il braccio così, tenerlo su, mettere un peso se siete, diciamo, già forti, però questo è veramente uno di quegli esercizi che cambia la forza dei vostri muscoli laterali dell'addome. Un esercizio basico del calisthenics, buona cosa cercare di arrivare a 60 secondi, si lavora sempre da una parte e poi dall'altra parte, si parte prima dalla parte più debole, poi si parte dall'altra parte. Questo esercizio statico secondo me vi può dare tantissimo nei vostri allenamenti. Farlo almeno una volta alla settimana, termine allenamento, secondo me è il top. Qua potremo poi andare ad inserire dei movimenti dinamici. Ecco, oggi vi faccio vedere un esercizio che mi piace assai, che mi piace parecchio, e anche questo è tosto se fatto bene e può essere in associazione all'esercizio statico, quindi possiamo andare a fare un crunch a bicicletta, veramente uno degli esercizi più famosi probabilmente dell'addome, ma fatto bene vi può dare tanto. Fatto bene vuol dire che il tratto lombare deve sempre essere a contatto con il pavimento, dovete ma avere la percezione di non inarcare, perché sennò vi fate male alla parte bassa, e il crunch a bicicletta viene gestito in questa maniera, ossia andate a fare questo movimento, vi sollevate, sentite una forte contrazione non solo degli obliqui ma anche del retto dell'addome, andate con il gomito a toccare il ginocchio e poi cambiate in questa posizione, ma il tratto lombare è sempre appoggiato, e fate questo. Ecco, buona cosa di questo esercizio farlo in versione, ecco, non così, perché alcune volte vedo le persone che fanno non serve a niente. Anche in questo caso dovete percepire l'esercizio, quindi lentamente dovete sempre essere pronti a interrompere il movimento quando qualcuno dica stop. Allora lì state controllando il movimento, ma se la non state percependo il movimento vero e proprio, quindi lo state facendo solo per cercare di arrivare nel tempo possibile alle ripetizioni indicate. Di questo esercizio si può lavorare a tempo, quindi magari potrebbe essere
fare le ripetizioni in 30 secondi che vengono controllate, questo è impegnativo, oppure lavorare a numeri, quindi potrebbero andare ben 20 ripetizioni, un 3x20, un 3x30. Provate a mettere sia il side plank sia il crancio bicicletta al termine del vostro allenamento, e questi sono secondo me due esercizi perfetti per andare a potenziare la muscolatura obliqua. Spero che questi contenuti siano di vostro gradimento e come sempre grazie per l'attenzione, condividete i miei video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ciao!